portale più accende anche il Pincio di Fano, dove al centro della cornice offerta dai Giardini Roma, impreziosita dall'illuminazione in alcuni alberi, è stato posizionato il presepe realizzato dai maestri carristi di Carnival Factory, Matteo Angherà, Daniele Mancini Palamoni, Anna Mantovani e Luca Vassilich. La protagonista del Pincio ora è la Natività in tutta la sua semplicità, le cui figure principali, Gesù, Maria e Giuseppe, realizzate a grandezza naturale, sono adagiate sulla paglia nella struttura in legno realizzata da Adriatica Superfici, che negli anni passati ha collaborato con il Natale Più costruendo le casette che hanno ospitato il mercatino di Piazza 20 Settembre. Un progetto che è destinato ad ingrandirsi, aggiungendo ogni anno una statua in più, rinnovando così il Natale ed il suo fascino. È l'inizio di un percorso, perché vorremmo arrivare ad avere un grande presepe a misura d'uomo, anche con le statue e tutti i pezzi che lo comporranno, per riempire questo grande spazio, per renderlo accesa l'atmosfera che si avvicina a quella che è l'emotività e l'emozione che deve trasmettere un momento come questo, e si può abbinare anche ad un percorso di presepi, sapendo che ne abbiamo uno straordinariamente bello, che è uno tra i più belli d'Italia, che è quello di Don Marco. Quindi con questo, ma poi anche questo, il valore aggiunto è che è una realizzazione nostra, delle nostre maestranze, dei maestri carristi, quindi è ancora più bello. L'inizio di un nuovo percorso per il carnevale, per i maestri carristi. In questo caso Carnival Factory ha realizzato questa opera su commissione del comune, però significa che le istituzioni e la città cominciano a capire che i maestri carristi possono lavorare tutto l'anno per la nostra città e per le manifestazioni della città, che non sono per forza solo il carnevale. E non solo per la città, ma anche per fuori. La fabbrica del Carnevale può diventare un polo attrattivo di lavoro, e questo è molto importante. Hanno realizzato un'opera meravigliosa, ne sono orgogliosa e ringrazio ovviamente il Comune per questa commissione, e da qui speriamo che ce ne siano tante altre per loro, perché ricordo che il Carnevale non è solo divertimento, è anche divertimento, ma è anche lavoro, dà lavoro a tante persone, quindi va tutelato come tutte le altre fabbriche. Ma la magia non è finita qui. Dalle 17 alle 22, ogni mezz'ora tutti i giorni, l'Arco di Augusto prenderà vita grazie al videomapping della Stark SRL, con proiezioni per rappresentare le eccellenze artistiche della città, non fruibili data la chiusura dei musei. Una rappresentazione così scenica di tutta la città tra illuminazione e proiezioni, che danno quel giusto carattere che serve alla città e la voglia di, insomma, pensare in modo positivo al futuro.